Il Rinascimento ha avuto un faro della cultura, e Leonardo. Il movimento è causa d'ogni vita. Dunque lui è il primo eco-designer della storia. Ogni nostra cognizione comincia da sentimenti e quelli di Leonardo erano destinati all'ambiente. Facile cosa è per l'uomo che sa farsi universale, insegna il genio di Vinci. Dunque il ritorno alla natura è fondamentale. Non c'è arte senza tecnica, non c'è tecnica senza scienza, non c'è scienza senza progetto. Non c'è progetto senza disegno, non c'è disegno senza natura, non c'è natura senza bellezza. Che cos'è la sostenibilità? Una storia, una grande storia, la storia di una coppia, della natura e della cultura. Senza cultura e natura non abbiamo sostenibilità. Il viaggio, il vero viaggio, è una visione che ci guida.